2021. Questa è bella che io ho fatto da qua. Adesso. Vai. 1, 2, 5, 3, 4, 2, 1. No. Hai capito? Sì, sì, bello, il sole, il mare, Positano, le modelle, ma facciamo un passo indietro. Buongiorno a tutti amici, questa mattina destinazione Positano. A Positano ci saremo in una location fantastica, una villa mega lussuosa, bellissima, che affaccia proprio sul lungomare di Positano, su quelle vedute magnifiche, classiche di Positano. Perché ve lo dico, fa uno spettacolo. E lì girerò uno spot pubblicitario per un brand del tutto, un brand luxury tutto italiano, che dopo vi svelerò, più tardi vi svelerò quale. L'attrezzatura è pronta, ok, manca solo l'assistente. Assistente! Ah, ecco dove era l'assistente. Vabbè, ho capito. Ecco, forse ci siamo. Ecco, mi sono pronta. Brava, brava. Senti, c'è un po' di attrezzatura lì. Brava, brava. Brava la mia assistente. Eccoci qua, amici, partiti. Allora, come anticipato poc'anzi, ci stiamo recando a Positano in questa mega villa di lusso, ma la cosa bella è che lì ad attenderci ci saranno una ventina di modelle, fashion blogger, influencer, che poseranno per noi con dei costumi magnifici, dei bellissimi costumi. Quindi mia moglie ci teneva tantissimo ad essere con me quest'oggi a farmi da assistant più delle altre volte, e quindi oggi non potrò aiutare gli altri, non potrò dare una mano nello spalmare quelle creme particolari che rendono la pelle molto più, brillante, elastica, e quindi io non potrò dare una mano, mi scuso per adesso, già da adesso con le ragazze, quindi vabbè, quindi tutto procede per il meglio, ragazzi, un bacione e ci vediamo dopo. Arrivederci. Qui è d'obbligo, ci sono anche i gabbiani lì. Bene, speriamo che non ci attacchino. Eccoli, vabbè, vanno via. Vediamo un po' cosa stavano vedendo i gabbiani. Vediamo com'è il panorama. Bello, bello. Ecco, una magnifica giornata, ragazzi. Splendida, direi. Allora, noi dobbiamo arrivare lì, vedete lì? È lì che c'è la villa mega luxury, ok? Stiamo arrivando!
Siamo in anticipo, quindi pausa cornetto. Eccoci qua amici, siamo arrivati con 10 minuti ancora di anticipo, la macchina l'abbiamo posteggiata, eccola lì, vedete? Ok? E quindi siamo pronti, guardate qua, guardate. Siamo pronti, andiamo assistant? Andiamo, c'è un po' di salita da fare, ma ci siamo quasi. Eccoci qua, siamo arrivati ragazzi, ok? Ci siamo. Ci siamo, eccoci qua, il set è già pronto, iniziamo. Vengo indietro di qua e passo già alla ragazza che... Allora... Che belli si sono. Bellissimi. Belli, eh? Anna Maria. Ok, Anna Maria. Non ci pensiamo, bravo. Non ci pensiamo, credimi. Non finite niente. Ma quindi niente. Signore. Non la sento. Non la sento. La denuncia. Quindi una sdraiata qui e un'altra facciata. Sì, Lidia sta sdraiata e l'altra. Sì, 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 sì. Non sto là io, mi sono solo appoggiata. Perché quel lato fa più freddo, capito? Qua sta un po' di una corrente. Diciamo sole. Io faccio questo qui. Amo tu, però non prendo il sole. Te l'ho spiegato. Dan, c'è tipo il colore. Sì, quello sì. Secondo me non è. Sì, dai, facciamola così. Vai, dai, sì. Facciamo. Vogliamo. Riusciamo? Dovremmo, sì. Anche no, non c'è bisogno di aprire, ma devi entrare nel passeggio, se vuoi magari così attrezzato, ma non aprire, perché vuoi che è già aperta. Ti siedi di fianco. Ti posso fare un attimo? Ma questo deve essere tutto continuo, tu non fai tutto continuo. Ma no, spacco il posto proprio su. Eh sì, anche la di là. Se lo vuoi fare. Girata che poi si gira. Sì, sì, sta tagliando. Ma no, ci sta che lei parla. Okay. Ho ripreso anche lei. Ah, perfetto, perfetto. Vediamo. Allora facciamo una cosa, visto che lei sta in piedi, okay. Io una volta che loro lei arriva lì, fanno il brindisi, e poi il brindisi lei in piedi là. Anche se fa così. Fanno così. Ci vuole velocizzato. Guarda quanto, io non preferisco. Anna Maria è perfetta, qui forse non si deve toccare i capelli. Eh no, è per... Allora, io la faccio tutta la carrellata, poi se per loro è lunga. Ci sei? Faccia ridere.
Sì, raga, potete anche ridere. Ma non va bene così. Niente, che tra noi sta male. Sì. No? Sì, e poi volevo fare, vediamo quello che vede lei, ossia questo paesaggio, no? O non si piace. Bellissimo. Ok, guarda fuori. Vai, sempre mettili un po' più qua, io la stacco, poi faccio ah, ma non lancia il cappello, anche ti do io il via, ok. Ma raga, l'unica cosa è non fare il bacetto, dietro di loro, capite? Okay. Prendete, capito? Poco poco più avanti. Allora, ne voglio fare una dove io ho la prospettiva, sto dietro di loro e tu scatti, ok? Ok. Il flash del cappello col sole. Bellissimo questo, mo ti spiego questa cosa. Madonna, allora prendi un attimo sta luce. Arrivo sul dettaglio, su mi ammazzo, prendo lei. Vabbè, loro stanno parlando tra di loro. Ok. Le riprende, vado indietro e chiudo l'inquadratura. Ok? Facciamone una, poi al limite. Siete? Sì, ci via. Vado? Vai. Praticamente pensavo che io vedete la cena, la rosa e
Fermo. Anche se guarda, ma se vuoi il fatto che sedute se mi sembra. Oddio, aspetta, mi faccio una cazzata. Poi quando io vengo di qua, al limite devo fare un po' più dietro. Mi sposto di così, aspetta. Vai così. Se poi invece è pesante dove vedete. No, oggi ho fatto. Vabbè, ecco, io mi prendo di là. Allora. Senti come entra. Visto tu che stavo preparando dal balcone. Ok. Aspetta. Vai. No, aspetta, lo dico. Guarda, per la gran parte del tempo, poi quando ci avviciniamo alla finestra per un attimo, poi indietro riprendo lei in totale, cioè totale intende fino a mezza gamba, poi vado ancora più indietro e lei viene in avanti, magari fa un giro sul suo sito, allora qui faccio vedere anche il piede. E lo fai per tutti i modelli. Come? Ovviamente. Bene ragazzi, le riprese sono giunte a termine, abbiamo quasi finito, facciamo l'ultima ripresa qui vicino a questa fontana, ok? E poi tutti a casa, va bene? A dopo. Posso farla qua perché c'è lo sfondo che almeno sfruttiamo questa luce, non abbiamo fatto mettere in moto. Li mettete a fine, almeno sfrutto la luce naturale di questo. E così li metto di là, questa qua non va altro che devo far di là. Che devo fare? Allora. Allora, tu qui fai, stai finendo di allacciare. Sì. Stai finendo di allacciare. Io parto da questo dettaglio, del dietro, magari di salto, anche metto la parte, un po' più avanti, giusto un giro. Ok, allora flettiamo da lì, magari. No, io lo potevo fare, però già avevano. Stai qui. Aspetta, forse è buona. Ok, va bene, però adesso un attimo tu mi avvicino, tu mi guardi se e poi mi chiudi con la mano, ok? Vai! Grazie. Non ha perso il
Ok. Ok ragazze, parliamo in video. Più d'estate più di shopping con la luce. Ma che bella! Guardate, sembrava delle abbonate. Ma guardate, sembrava delle abbonate. Ma guardate, bene ragazzi, le riprese sono terminate, siamo giunti a termine. E c'è ancora lei, guardate, che mi chiede ancora di fare un mini video, ok? Quindi le riprese non sono ancora finite. A dopo. Ma con qua sopra. No, e poi non fai in camera. Poi come vedi lui che ti sta fotografando? Aspetta, perché già si è gasata, una vita minacciosa. Sì. Vai. No, aspetta. Aspetta, questo entra sempre nel backstage. Ok, vado, eh? Vai! 185 sprintando e arrivo! No! Hai cazzo, sente niente! Quando non si sente? Bianco, vai, oggi è così tanto! Che mi date un cappello? No, perché tu non hai capito? Stai divertendo! Nessuno è andato, ragazze! Ma non c'è, vedete via! 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 Eccoci qua, ragazzi, abbiamo terminato. Ci abbiamo messo solo 5 ore. Vabbè, però c'era anche uno shooting in contemporanea, quindi ci siamo alternati. Va bene, abbiamo terminato. Recuperiamo la macchina, eccola qua. Perfetta, perfetto stato. E recuperiamo anche un po' di belvedere, eh? Bellissimo. A dopo. Ecco qua, amici, stiamo andando via da Positano. Guardate sta parete come caratteristica. Sembra un presepe. E richiamo un po' le
prime case della popolazione qui, bellissime, bellissime. Finalmente a casa, abbiamo terminato quasi tutto, adesso il passaggio più importante, vado al PC e monto tutto, ok? Poi dopo vi aggiorno. Eccoci qua ragazzi, finalmente abbiamo terminato il video. Dopo questa lunga giornata molto impegnativa, mi sono sparato anche 4-5 ore di editing video, però abbiamo ultimato il filmato e adesso ve lo mostro, eccolo qua. Bene amici, e con questo è tutto, siamo giunti al termine anche di quest'altro video, spero vi sia piaciuto e che vi sia stato utile, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete i video successivi che pubblicherò, va bene? Colgo l'occasione per farvi tanti auguri di una felice Pasqua, visto che siamo nella settimana di Pasqua, un bacione a tutti, tanti auguri e ci vediamo al prossimo video, ciao!